Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di TG Brawl Stars. Arrivami il like, condividere il video e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Lasciate hashtag TG Brawl Stars con sotto i nomi per ricevere un cuoricino. E andiamo immediatamente avanti con le notizie di oggi. Prima di tutto ragazzi, oggi c'è il fine stagione, quindi voglio vedere il vostro hashtag fine stagione e quanti punti avete ottenuto. Giustamente io sto registrando un pochino prima, quindi non potremo vedere quant'è il mio fine stagione. Comunque sono arrivato a 20.544 trofei questa stagione, quindi probabilmente avrò fatto veramente un sacco di monetine. Poi lo vedremo magari nel video di domani. Ma andiamo avanti con le notizie importanti. Ragazzi, oggi non ci sono tantissime novità, però qualcosa abbiamo trovato in giro. Allora, intanto abbiamo trovato che la persona che ha il maggior numero di trofei attualmente è Lil Damsday, che ha 36.047 trofei. È il massimo record fino ad ora fatto di trofei su Brawl Stars. E infatti poi dopo ci sta uno che fa la battuta: pushare di continuo, costantemente, play again, quindi gioca ancora, ti porta a pushare effettivamente. E Frank dice sì, effettivamente. Questa è una cosa molto interessante. Questo ragazzo chiede a Frank se non sarebbe ora di rimodellare questi ragazzotti, perché effettivamente non vengono cambiati in nessuna maniera da quando è stata aggiunta Robo Rumble. Quindi assolutamente, effettivamente hanno bisogno di una rinfrescata anche i nostri mitici robottini e robottoni. E Frank dice sì, effettivamente c'hai ragione. Siamo stati presi un po' troppo dal revamping di tante altre cose. Giustamente è rimasto come i brawler del pre-global, quindi dovremmo darci un'occhiata. E questa infatti è una bellissima fan art simpatica, disegnata a mano assolutamente, di effettivamente una riproposizione dei robottini, un po' più danneggiati, un po' più cattivi, con delle X un po' più aggressive, con dei segnali di pericolo e magari con delle armi anche un pochino più interessanti da vedere addosso. Passiamo ad un bellissimo memino, il nostro mitico Mortis incastrato nel muro, perché effettivamente ormai quel bug sta ancora dilagando, anche se ormai è passato un pochino di moda perché già non se ne sente più parlare. Chissà magari se esce qualche modalità dove è effettivamente utile. Questa era una humor e invece effettivamente è così. Questa è una timeline dei depotenziamenti al nostro povero 8-bit, anzi alla sua Star Power. Quindi Extra Life è stata aggiunta e lui è contento. Extra Life adesso respawna con 0 proiettili e lui è un pochino più triste. Extra Life è diventata invincibile e è stata diminuita a 2 secondi da 3 secondi che era dopo il respawn. È ancora più distrutto e 8-bit Extra Life adesso non diventa più invincibile dopo respawn, totalmente a pezzi. E niente ragazzi, oggi le informazioni sono pochissime, il video sarà velocissimo, comunque è il video del lunedì. Non sono presente a casa perché sono dovuto andare ad accompagnare mio padre a Tor Vergata, quindi non ci sono assolutamente per oggi. Quindi chissà, forse stasera se ho un attimo di tempo magari una live me la invento. Arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se no e lasciare hashtag TG Brawl Stars qua sotto i commenti per ricevere un cuoricino. E vi ricordo anche di fare hashtag fine stagione con il vostro fine stagione.